Tata, mi racconti la storia della Dama Bianca? No, passerotto, non questa sera. Sta salendo la nebbia, vedi? Sì, lo so che la dama uccide le giovani donne quando c'è la nebbia. Vedi, Giulia, la sofferenza e la paura ci spingono a fare cose cattive, anche se non siamo cattivi. Come i soldati che uccidono gli altri soldati. Mi piace la dama, ho deciso, Tata. Poverina, soffre così tanto. Però continua a farmi un po' paura, sai. Io sarò presto una giovane donna e lei potrebbe uccidermi. Uccide anche chi le vuole bene. Certo che no. Allora mi sento più tranquilla. Io le voglio bene. E mia sorella Marta? È in pericolo? Marta è con la mamma. Puoi stare tranquilla. Ti mancano? No. Cioè, sì, mi manca un pochino Marta. Ma con te sto così bene. Ora dormi, passerotto. Si è fatto tardi. Sì, tata, dormo. Sognerò la dama. Era molto bella? Era molto bella, sì. Molto bella. Allora la sognerò bellissima. E io sarò bella? Bella come lei? Tu sarai ancora più bella di lei. Senti, tata, visto che la dama non mi farà del male perché le voglio bene, e visto che tu non sei una giovane donna, mi potresti raccontare la sua storia anche se c'è la nebbia? Ti prego, dai. Poi dormo, promesso. E va bene. L'hai sempre vinta tu, piccola peste. Un'antica leggenda racconta che i laghi della zona sono abitati dallo spirito di una giovane donna morta per mano dell'uomo che amava. Un incontro segreto al lago di notte, il desiderio, le speranze. Ma ad aspettarla c'era la morte, non l'amore. L'uomo disperato confessò di averla uccisa per gelosia. E fu impiccato sull'isoletta dello stesso lago in cui l'aveva annegata. Nonostante le lunghe ricerche, però, il corpo della ragazza non fu mai trovato. Da allora, il suo spirito, conosciuto come la Dama Bianca, vive prigioniero delle acque dei laghi, disperandosi per la perdita dell'uomo che amava e che ancora ama. Quando si alza la nebbia, la dama può lasciare le acque dei laghi ed aggirarsi nei boschi, nella vana ricerca del suo amore. I cacciatori raccontano di sentire i lamenti di una donna durante le albe nebbiose. La dama esige la vita di una giovane donna ogni qualvolta gli eventi risveglino in lei la memoria della triste notte in cui morì. Attraverso questa giovane vita che svanisce per alcuni istanti, la dama si libera del fardello del suo dolore. Buonanotte, Tata.
Io amo la notte, ma questa notte mi spaventa. Si è spenta la lampada. Dovrei avere l'accendino con me, però, per fortuna.